In questo momento è davanti al tavolo la firma dell'accordo per la Gronda, quello che mancava di Coletta. E sto dicendo, ce l'hai nel tavolo. E lui dice, no, ma comunque dovrebbe Fate mandare una foto. essere. Vedo, guarda, Così fidati, fai sono il informatissimo, ce l'hai nel tavolo. Sei tu, anche quello Sono che succede a Roma. l'ispettore, sono con... Allora, si fanno le pratiche normali, sì, perfetto. Allora, del Presidente, programma Italia-Francia-Alcotrad 2007-2013, parziale modifica alla deliberazione 59 con riferimento all'ulteriore allocazione di risorse FESR. Poi, numero 8, del Presidente, estensione della Fondazione Colore Liguria con sede Miniarigo Genova. Numero 10, del Presidente, approvazione e modifica allo statuto dell'ASP Genova. Numero 11, del vicepresidente, due accreditamenti, rinnova accreditamento a Villa Ridente e l'altra Cappuccina SRL. Numero 14, dell'assessore Cascino, modifiche linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate, approvate con DGR. Numero 15, dell'assessore Paita, leggi regionali. 18 del 99 e 20 del 2006, programma di riparto fondi per gli interventi in materia ambientale, importo di euro 3 milioni e 300 Piange sempre con Sono già gli interventi o sono linee guida per Aiutami, sono rimasta. Ah, scusa, è la ripartizione dell'ecotassa. Allora, ve la dico, com'è, ve la dico. Ve la dico. Allora, sono 900.000 gestione integrata dei rifiuti e raccolta differenziata da erogare ai comuni, 50.000 per le attività di supporto in materia di gestione dei rifiuti attraverso l'osservatorio, 1.750.000, ahimè, per ARPAL, ahimè, nel senso che risorse, diciamo, che vanno alla struttura, e 600.000 per la difesa del suolo. Quindi diciamo che almeno i 600.000 per la difesa del suolo. Va bene, via. Poi il numero 17, assessore Rambaudi e vicepresidente. Fondo regionale non autosufficiente, impegno di spesa di 1.900.000 euro, periodo gennaio-maggio, proroga tecnica, convenzione fissa. La saltata? Ah sì, scusate, perché era andata oltre. Sì, la 16, l'assessore Rambaudi, linee guida sulle standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, in attuazione dell'articolo 30 della legge numero 6 del 2009. La 17, fondo regionale non autosufficienza. 18, dell'assessore Rossi. Disposizioni in materia di aiuti di Stato destinati alla formazione non soggetti a notifica, concessi a valere sui finanziamenti previsti dalla legge 236 del 93 e 53 del 2000 e la numero 19 dell'assessore Rossetti, disposizioni in materia di aiuti di Stato destinati alla formazione non soggetti a notifica, concessi a valere sui finanziamenti del Fondo Sociale Europeo 2015-2020. Numero 20 dell'assessore Rossetti, approvazione di protocollo di intesa tra Regione e Coop Ligure in materia di programmi permanenti e progetti speciali a sostegno della didattica e della ricerca nel livello della didattica. Poi numero 21, assessore Rossetti e Berlangeri, figura professionale tecnico del restauro di beni culturali, articolo 2,2 del decreto ministeriale 86/2009, inserimento nel repertorio Ligure delle figure professionali, approvazione standard formative contenuti in corso di formazione. Numero 22 dell'assessore Rossetti, disposizioni attuative ed applicative per l'attuazione delle procedure inerenti al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 118 del 2011. Numero 23, assessore Rossi, approvazione del piano della performance delle strutture della giunta regionale per il triennio 2015-2017. Poi ci sono anche un salto. No, io non voglio.
Adesso proprio buono. Via. Allora, dell'assessore Rossetti, linee guida e disposizioni attuative adottate con deliberazione 1518-2014, adeguamenti normativi alle disposizioni che regolamentano l'attuazione della programmazione comunitaria FSE 2014-2020. Assessore Rossetti, ricognizione di economia risultanti alla chiusura dell'esercizio 2014 su stanziamenti vincolati per l'iscrizione al bilancio di previsione 2015 per medesime analoghe finalità, ai sensi dell'articolo 44,3 della legge regionale 15 del 2002, euro 1.178. Del Presidente, concessione del patrocinio del luogo della Regione Liguria ad iniziative varie. Dell'assessore Buccinelli, PAR FSC 2007-2013, azione B1, riconversione aree ex industriali, rimodulazione delle risorse da 5 milioni a 3 milioni con riduzione impegno di euro 2 milioni. No, ma va bene una commissione. Tu mi trovi sulla base di questo. Questo è il FAS? Il codice non due partite. Questo è legato. Io volevo dire una cosa, adesso qua non c'è clausola. I giornali dicono che si apre un problema molto complicato al pronto soccorso di San Piero d'Arena, perché non c'è più il milione che abbiamo detto che ce ne troviamo. Il problema è che il lavoro complessivo non dicono che non c'è più. Non c'è più. C'è, non c'è il milione per quanto soccorso San Piero d'Arena. C'era, no, il territorio scorso aveva fatto il mutuo a fine anno per i danni. Dicono che era una parte, una parte. I giornali dicono che c'è casino a San Pietro. Adesso qui è già tutto il pass nuovo, è solamente un pezzettino. Quello lì abbiamo fatto due disimpegni, allora lo possiamo vedere, lo possiamo rivedere. Basta. Va bene, ok. Poi dell'assessore Buccinelli, decreto legislativo 150 del 2006. Statale 1 viabilità di accesso alla buca attuale di Savona, svincolo di Margonara, comune di Aggissola Marina e Savona, proponente ANAS, pronuncia di via positiva con prescrizioni. Va bene. Dell'assessore sempre Buccinelli, progetto finanziario, sito del decreto ministeriale 75 del 2010 e legge regionale 33 del 2006, riapertura termini, bando, agevolazioni per aggregazioni tra aziende appartenenti a distretti produttivi e filiere del settore nautico. La riapertura di un bando per le reti delle filiere della nautica è sempre un finanziamento ministeriale che continuiamo a gestire con i residui per i diversi soldi. Bene. Poi dell'assessore Giuseppe Buccinelli, istituzione del comitato di sorveglianza del programma operativo Regione Liguria POR Liguria FES 2014-2020. Sì, istituiamo il comitato di sorveglianza, il 23 facciamo questa iniziativa di presentazione del FES e il 24 facciamo la prima riunione del comitato di sorveglianza. Se ce la facciamo entro la fine dell'attività della giunta portiamo il primo bando per quello che ci eravamo impegnati a fare per la difesa delle attività economiche per gli eventi alluvionali. No, dobbiamo farcela, perché se lo approviamo adesso, se lo approviamo a settembre.
Poi dell'assessore Rambaudi, disposizione in materia di ISEE, modifica della deliberazione 144 del 2015. Devo un attimo spiegare, perché noi avevamo ipotizzato in una riunione con i sindacati e il CAF che le persone in questo periodo, diciamo, finché noi non adeguiamo i nostri regolamenti, noi e i comuni, potessero in qualche modo farsi anche su richiesta della persona, con un impegno economico loro, farsi fare il calcolo anche del vecchio ISE, in modo da avere confrontate le due situazioni nel periodo transitorio, evitare, diciamo, disparità per le persone. Però il Ministero, che sta raccogliendo tutte le delibere che comunque tutti sono stati costretti a fare perché il sistema non era pronto al 1° gennaio, ha dei dubbi su questa questione, cioè che crea il limite comunque dal 1 gennaio è quello, e quindi non possiamo, anche se noi abbiamo trovato un accordo locale, prevedere questo doppio regime. Quindi noi la correggiamo, bisogna sapere che ci può essere qualcuno che viene escluso dal sistema. L'abbiamo fatto, finché non sono chiare le situazioni cerchiamo di tenere le maglie più larghe, evitare disparità tra persone, perché purtroppo il lavoro di proiezione sull'ISE non possiamo farlo a tavolino. Finché non abbiamo un campionamento reale di situazioni vere, non possiamo fare il confronto tra vecchio e nuovo ISE, perché i dati che siamo in possesso, di cui sono in possesso i CAF, sulle situazioni economiche delle persone col vecchio sistema, non sono tutti i dati che oggi vengono conteggiati nel nuovo ISE, quindi mancano proprio dei dati se non c'è la persona fisica che li dà. Quindi stiamo creando questo campionamento di 100, almeno 100 situazioni per capire poi come si va a parare, ma ci vuole del tempo. Quindi, siccome è una situazione che crea disagio, cerchiamo di fare il possibile, però è un cambio di sistema abbastanza difficile. Insomma. Bene. Poi dell'assessore Rambaudi, approvazione del piano di attività e interventi da realizzarsi attraverso le risorse derivanti dal fondo per le politiche della famiglia, ai sensi dell'intesa in sede di conferenza unificata del 5 agosto 2014. Sì. Dell'assessore Rambaudi, approvazione schema convenzione tra Regione Liguria, Confindustria e Liguria per l'attuazione dell'intesa del 25 ottobre 2012 relativa ai criteri di ripartizione delle risorse, il monitoraggio per la conciliazione dei tempi di vita. E questo poi oggi lo presentiamo in conferenza stampa, il progetto di welfare aziendale fatto con Confindustria e con le altre associazioni di categoria, e per incentivare appunto le aziende che vogliono fare politiche di conciliazione per i propri dipendenti. E poi quindi quella, l'altra è l'avviso pubblico per la concessione di contributi per promuovere misure di welfare aziendale. Sono 300.000 euro che mettiamo a disposizione del Ministero sull'arco delle pari opportunità. Bene. E poi una proposta al consiglio dell'assessore Cuccinelli, Porfest Liguria 2014-2020, obiettivo investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, presa d'atto della decisione della Commissione europea 2015-927 del 12 febbraio 2015. Era presa d'atto del Porfest, bene. E poi un argomento dell'assessore Guccinelli, VAS, ex articolo 9 e successiva legge regionale 32 del 2012, progetto preliminare del PUC di Vezzano Ligure, parere negativo. Sì, lì abbiamo attivato una procedura che c'è una VAS negativa sul PUC. Noi avvisiamo il comune di questo fatto qua e gli chiediamo di fornire gli elementi integrativi richiesti nella procedura VAS. Ho incontrato il sindaco e l'assessore insieme a Minervini nei giorni scorsi, spero ci siano condizioni per un recupero nel corso della procedura. Va bene. Allora, vediamo. Chiudiamo. Sta arrivando Rossi, poi quando arriva c'è una delibera. Vabbè, adesso la faremo più tardi. Metto un attimo la cartellina, perché poi bisogna che sospendiamo presto per dire la sottantina con la MT. Dunque, come avevamo detto, oggi, in questi ultimi venerdì, presentiamo alcune cose molto grandi. Insomma, dal fondo c'è
la cosa più grossa è la che avete avuto per la fine, sì, la piattaforma di Vado che presentiamo, sono 350 milioni di intervento e finire da 2 anni e mezzo, insomma, insomma. Ovviamente viene il presidente Miazza, non so se vengono anche gli amministratori pubblici, forse sì. Ma quando c'è oggi? Sì. E adesso facciamo tutte le grosse. Poi presentiamo il progetto dell'autorità portuale Savona a sede, fino a 8 milioni che finisce a dicembre, e poi un ponte in Darsena a Savona che ha avuto un tempo di guai, un paio di milioni che finisce adesso. Poi presentiamo le cose del porto di Genova. Il presidente non vuole presentare la questione del Porto Verde perché c'è stato il fallimento dell'impresa, quindi si farà più avanti, non si farà per niente. Dunque, le questioni che presentiamo sono 4 più grosse. La calata Bettolo, che è un'opera da 144 milioni, che è previsto finisca tra un paio d'anni. Tempo perché chi la gestirà possa allinearsi da gru, quindi siamo abbastanza ormai a tiro. Orco Cane per un'opera da 45 milioni, che è previsto che finisca, diciamo, l'operativa di quella tra un paio d'anni. Poi c'è un intervento che viene chiamato il compendione, una grossa riqualificazione del porto storico di San Pellegrino da 22 milioni, che finisce anch'essa in 17, ma è stato prima. E poi, comunque ci ha avuto comunque presentare una serie di andaggi che sono finiti. Ah, finiscono a fine anno, ho sbagliato anno, quindi scusa, e che sono funzionali all'operazione, diciamo, del giorno. Va bene, perfetto. Direi che possiamo concludere perché... Vuoi chiudere? Sì. Ci facciamo vedere, un po' vedere una relazione. No, ha detto che si fa da loro, non lasciamo fare. Allora,